Ciao Bicis e benvenuti in questo nuovo video. Sabato 22 agosto si è tenuto il DC Fandom, ossia l'evento digitale di casa DC, in cui dalle 19 alle 3 di notte si sono tenuti una serie di panel dedicati a tutto il mondo della DC Comics, quindi cinema, serie TV, fumetti, videogiochi e tanto altro. Quindi direi di fare un video highlights, un video di punti salienti. Quindi, nel caso in cui non abbiate visto questo evento, vi spiego un po' cosa è successo. Nel caso in cui invece abbiate visto questo evento, parliamone insieme. Quindi direi di iniziare. Ovviamente non parlerò di tutte le cose che sono successe durante questo evento perché è impossibile, è un evento di 8 ore, non si può. Cercherò di parlare delle cose che secondo me sono più importanti, quindi soprattutto il cinema e qualche chicca in più. E poi cercherò di mettere a schermo anche tutte le cose di cui vi dico in modo che possiate appunto vederle, però mo vediamo perché secondo me la Warner mi demonetizzerà tutto il video ovviamente e non solo, secondo me verrà anche a casa e mi ruberà tutti i soldi che ho nel portafoglio. Sì, tutte e due gli euro, ma sul serio adesso iniziamo. Ovviamente il primo panel è stato dedicato a Wonder Woman 1984 perché sarà il prossimo film che uscirà in casa DC e qui c'è poco da dire. Ci sono state una serie di domande inutili fatte al cast, davvero evitabilissime. È uscita, e questa è una cosa che mi ha fatto piacere, è uscita Linda Carter, ossia la prima Wonder Woman, la Wonder Woman degli anni 70, della serie TV degli anni 70, che fa sempre piacere vederla a 69 anni e Fabio ancora approva sinceramente. E poi è uscito il secondo trailer del film, che secondo me è meglio rispetto al primo perché puzza un po' meno di anni 80. E diciamo che la CGI si assesta su buoni livelli, tranne nella parte finale in cui vediamo uno dei due cattivi, ossia Cheetah, che sembra veramente uno dei personaggi usciti da Cats, mio Dio, e il costume di Wonder Woman sembra veramente un personaggio dei Cavalieri dello Zodiaco e no, non mi convince, no, per niente proprio. Direi di andare avanti. Gotham Knights, ossia il gioco dedicato alla Bat Family, alla famiglia di Batman, senza Batman a quanto pare, e sarà un gioco realizzato dalla Software House che ha fatto Arkham Origins, quindi non la Rocksteady, l'altra Software House che non mi ricordo come si chiama, io Arkham Origins manco l'ho giocato, ma vabbè. Comunque è uscito un trailer, quindi una cinematica in cui bene o male si capisce un po' la storia e per quanto sembri essere collocato nella timeline dei videogiochi di Arkham, a quanto pare non lo è. Non capisco il perché, però non dovrebbe esserlo. Poi è anche uscito un gameplay che sembra molto interessante e a me l'idea di fare un videogioco sulla Bat Family piace tantissimo. Non mi interessa il fatto che non ci sia Batman, ci sta, va bene. Però non mi convince il fatto che abbiano i superpoteri. Sembra che la Bat Family abbia i superpoteri e no. Perché mai dovrebbero averli? Quindi questa cosa è da vedere, bisognerà tastarlo con mano, quindi non vi so dire, però il gameplay è molto interessante. L'unica cosa che non mi piace, hanno fatto vedere una boss fight con Mr. Freeze, fighissima, però quando combattono i personaggi escono i punti, tipo escono i punti di vita che vengono tolti, escono tipo a schermo, tipo MMO, no. Vi prego. Perché il sistema di combattimento e in generale di gameplay sembra molto un gioco di Arkham, quindi non capisco perché sti punteggi alla MMO dovrebbero stare. No, non sono per niente d'accordo, però figo, figo, veramente lo aspetto. Uscirà nel 2021 e sarà cross-gen, quindi dovrebbe uscire anche per la scorsa generazione. Quindi figo. Il panel dedicato a The Flash, bene o male, è stato un po' inutile perché tutte le cose già le sapevamo. Andy Muschietti sarà il regista, sarà un film su Flashpoint e si punterà tantissimo sul multiverso. Infatti ci sarà anche il Batman di Ben Affleck e il Batman di Michael Keaton, totalmente a caso. In realtà il concetto di multiverso è molto importante per la DC, ci ha puntato parecchio durante tutto l'evento e tutti i prodotti della DC sono collegati, fanno parte dello stesso multiverso. Ovviamente non c'è stato nessun teaser, nessun trailer perché non l'hanno manco girato, non hanno manco incominciato a pensare di girarlo sto film, quindi ok. Hanno fatto vedere delle concept art in cui si vede il nuovo costume di Flash, mi piace veramente tantissimo perché è così che dovrebbe essere Flash, non con quell'armatura schifosa che si vedeva in Justice League che sembrava un Power Ranger. Ma la cosa più importante è che Ezra Miller è stato confermato come Flash.
al che una manina si alza dal pubblico e dice: scusi Ezra Miller, ma non aveva strangolato una fan qualche mese prima? Io: no, no, assolutamente, stacca, stacca. Le cose si fanno veramente interessanti con The Suicide Squad, ossia il nuovo film di James Gunn, che ha detto che sarà il film con più esplosioni della storia del cinema, quindi Michael Bay sta piangendo. Ci sono stati presentati tutti i personaggi, 18 personaggi, hanno fatto anche vedere dei character design di questi personaggi, sono fighissimi, veramente fighissimi. 18 personaggi sono tanti, veramente tanti, e secondo me ne moriranno un sacco, e ci sta, sono un sacco di attori veramente della Madonna. Non vedo l'ora di vedere un trailer, perché non è stato presentato nessun trailer, le riprese sono finite del film, hanno fatto vedere un behind the scene e qualche scena del film si vede, però è ancora poco, però quello che si vede è tanta roba. Spero che questo The Suicide Squad sia un Guardiani della Galassia senza paletti, perché la Warner ha dato carta bianca a James Gunn, quindi mi aspetto tantissime cose. Ma direi di andare avanti, perché è inutile che faccio giri di parole, pipponi giganti, per dire un semplice concetto, ossia che mi è piaciuto tantissimo quello che si è visto, che è poco, ma veramente tanta roba. Andiamo avanti con la Snyder Cut. Allora, la Snyder Cut. Hanno detto che sarà una miniserie di 4 episodi da un'ora ciascuno, quindi 4 ore di roba. Devo fare una premessa: a me Snyder mi sta sui coglioni, ma forte, proprio tantissimo, perché non mi piacciono dal punto di vista artistico, ovviamente, non come persona. Snyder non mi piace perché mi ha regalato il Superman che uccide, il Batman che uccide, una delle scene più brutte nella storia del cinema, ossia Martha. Quindi Snyder dal punto di vista artistico veramente non lo sopporto. Però dal punto di vista umano lo capisco, empatizzo tantissimo con lui. È una persona che ha perso una figlia in una maniera orribile, orribile. Ha dovuto abbandonare un progetto a cui teneva tantissimo e per fortuna per lui, dal punto di vista umano, sono felice che sia riuscito a riprenderlo. Però ho visto il trailer, non mi ha detto un cazzo. Non mi è piaciuto. Ci sono due cose che mi sono piaciute, ossia il flash di Ezra Miller, che è figo perché ci sta una scena dove lui si trova nella Speed Force, sembra interessante, c'è una scena in cui salva Iris, quindi ci sarà Iris nel film. Steppenwolf sembra leggermente meglio rispetto alla versione di Whedon, ok, però Darkseid sembra veramente una merda. Le scene, proprio dal punto di vista della CGI, sembrano veramente una merda. C'è Superman totalmente a caso con il costume nero. Il video, anzi il trailer, è stato proprio montato come se fosse un videoclip, proprio alla maniera di Snyder, non mi piace, con la peggiore versione di Alleluia di sempre. Che due coglioni. E soprattutto no, perché tutta questa pubblicità riguardante la Snyder Cut, la visione di Snyder, e poi il trailer sembra semplicemente una versione estesa del film di Whedon. Non ci sono scene nuove, sono tutte scene già viste in versione estesa. Sembra un fan made, fatto anche un pochettino maluccio, quindi mo vediamo, perché io ovviamente la vedrò, la Snyder Cut la vedrò, però non mi ha suscitato nessuna emozione forte, se non l'indifferenza, che è un'emozione, però insomma mi aspettavo un po' meglio. Il panel dedicato a Black Adam è stato molto figo, per quanto non abbiano mostrato nessun trailer, perché non hanno neanche incominciato a girare il film, però hanno mostrato un concept trailer in cui vediamo The Rock nei panni di Black Adam, molto bello, veramente molto bello, con Black Adam che dice che nessuno potrà fermarlo. E poi hanno mostrato The Rock tutto pacioso che ha risposto alle domande dei fan e ha detto, chicca interessantissima, che la Justice Society saranno i nemici, i cattivi del film. Probabilmente no, probabilmente si daranno un sacco di mazzate e poi si uniranno per un cattivo più cattivo, come al solito, però ci sta, quindi interessantissimo. Andiamo avanti con il panel dedicato ad Aquaman. E qui, che dire,
Shazam 2, il panel dedicato a Shazam 2 è durato 10 minuti, ne ho percepiti 40, non hanno detto assolutamente niente se non che sì, Shazam 2 si farà e si chiamerà Shazam Fury of the Gods. Va bene. Zachary Levi è diventato secchissimo, veramente secco, quindi si dovrà ripompare per fare Shazam 2. E nient'altro, sono contento che si farà Shazam 2, il primo non mi era dispiaciuto, quindi vediamo come andrà. Suicide Squad Kill the Justice League, nuovo videogioco di mamma Rocksteady che ci ha regalato così tante emozioni facendoci planare con Batman nella saga di Arkham e ci ha anche regalato così tante rotture di palle stando dentro la Batmobile, per favore, mai più. Però questo videogioco uscirà nel 2022 ed è molto interessante, ma siccome uscirà tra 2 anni non avevano nessun gameplay da farci vedere, ci hanno fatto vedere un trailer. Figo, veramente figo, si vede la Suicide Squad che cazzeggia e l'unica cosa che non mi ha fatto impazzire è il fatto che anche qui la Suicide Squad ha i superpoteri come in Gotham Knights, perché c'è tipo Capitan Boomerang che è veloce come Flash, perché? Però figo, perché il videogioco si chiama Suicide Squad Kill the Justice League e infatti nel trailer si vede Superman cattivo. Figo, vediamo come andrà. La cosa che mi fa strano è che a quanto pare questo videogioco, che sembra completamente in termini di toni distante dalla saga di Arkham, è in continuità con la saga di Arkham. Gotham Knights no. Ok, e concludiamo con il biscottino più dolce, con la ciliegina sulla torta, ossia The Batman di Matt Reeves, il nuovo film con Robert Pattinson che interpreta Batman. Mamma mia. Allora, Matt Reeves ha detto un sacco di cose, veramente tantissime cose, ossia che hanno girato per il momento il 25-30% del film, che sarà un film non di origini, ma un film in cui vedremo Batman al suo secondo anno di attività e anzi sarà un film di origini per quanto riguarda gli altri personaggi, quindi vedremo una Catwoman che si forma, un enigmista che si forma, un pinguino che si forma e così via. Appunto, essendo il secondo anno di attività, Batman è ancora una persona che non sa bene cosa sta facendo, quindi potrebbe commettere un sacco di errori. Sarà un film molto di più dal punto di vista dell'investigazione, quindi vedremo un Batman detective. E poi è uscito il trailer. Ah, allora, mi è piaciuto di brutto. Mi è piaciuto di brutto. Io ho segnato tutte le cose sulla mia cartellina e ho segnato che Batman come Robert Pattinson, anzi Robert Pattinson come Batman, ci sta di brutto. Lui come Bruce Wayne ci sta tantissimo, si vede che è un ragazzo, un uomo che è incazzato come una bestia, vuole vendicarsi ed è proprio dark, si vede che è dark, ma quel dark che mi piace, molto nolaniano, però c'è qualcosa in più, è ancora più realistico del Batman di Nolan. Si vede che Bruce non ha la Batcaverna gigante ma una sorta di garage, la Batmobile è un'auto modificata, Batman mena come un fabbro, c'è una scena dove prende uno scagnozzo di non so chi e lo mazzuola proprio forte, lo sfracella in due, mi piace di brutto. Gordon, interpretato da Jeffrey Wright, è perfetto e anzi io mi sono segnato qui Gordon 2: godo come in un porno. Effettivamente è molto molto bello, si vede che Batman già collabora con Gordon e quindi con la polizia, ma si vede che ci sono degli inasprimenti, la polizia non veramente ce l'ha sul culo Batman, si vede che infatti c'è anche una scena dove la polizia si butta contro di Batman, quindi interessantissimo. Si vede nel trailer, però è soltanto un trailer quindi mo vediamo, che il cattivo principale sarà l'enigmista, ed anche alla fine del trailer, quando viene annunciato l'anno di uscita del film, ossia 2021, i due sono dei punti interrogativi, ossia il simbolo dell'enigmista, che ha il viso coperto, quindi noi non lo vediamo, ma noi sappiamo essere Paul Dano, non si vede il pinguino, anzi c'è una figura che ricorda molto il pinguino, ma non sappiamo ancora se è lui, però noi sappiamo essere Colin Farrell, e nel caso, mamma mia, gli hanno proprio cambiato i connotati, fatto veramente bene. La Catwoman di Zoe Kravitz si è visto poco, però
veramente mi ispira tanto. Si vede che è una Catwoman che è in divenire, che si deve ancora formare, come esattamente ha detto Matt Reeves. Pattinson è perfetto, è un attore bravissimo, si vede che è calato perfettamente nel ruolo. Non vedo l'ora di vedere The Batman, veramente non vedo l'ora, non vedo l'ora che arrivi il 2021. Quindi direi che per oggi basta così. Questo evento mi è piaciuto, è stato lungo, veramente troppo lungo, secondo me 8 ore erano troppe, a parte che noi l'abbiamo visto, noi in Italia l'abbiamo visto di notte, però secondo me un 5-6 ore sarebbe stato molto meglio, doveva essere un pochettino snellito, però tutto sommato ci sta. Spero che anche la Marvel faccia degli eventi del genere perché sono interessanti. Come vedete c'è tanta roba di cui parlare, quindi per noi persone che parlano di cinema su YouTube veramente una manna dal cielo. Quindi direi che per oggi basta così. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, condividete il video e seguitemi su Instagram, Fabio Santoro 98. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi.